Il leone si è addormentato e allora facciamo il sondazzo. Beh, guardando il calendario, vedo che ci restano pochi giorni all'alba, e che poi invece che alba è notte per noi, cioè praticamente 2 settimane nemmeno complete. Perché? Perché? Oggi è il 20, è o non è il 20? Il 25 si conclude una prima settimana, poi dal 27 al 31, quindi venerdì 31 si concluderanno anche per questa stagione, gloriosa stagione, i programmi di Radio Blu. E anch'io naturalmente dovrò star fermo per un mese. Bene, allora abbiamo 2 settimane e anche scarse. Come vogliamo impiegarle sondazzisticamente parlando, senti, sondazzisticamente parlando. Beh, io le impiegherei facendo una certa rassegna, no? Di personaggi, situazioni, qualche cosa, insomma, anche che voi mi avete richiesto. Ecco, io comincerei voglio cominciare subito con il Nacchero, vi dico la verità, senza mezzi termini, senza fare troppi discorsi. Io comincio subito con il Nacchero e poi vedremo giorno per giorno in questi giorni che rimangono prima delle agognate, forse non del tutto agognate, insomma, come dire. Ferie, qualcuno sta telefonando dicendo ma come, ma perché non resti? Sì, anche da cosa, lo so, certo, però che volete fare? Dovrò ritemprarmi un po' anch'io. E allora facciamo questa rassegnina oggi in Nacchero, sì. Molto ambito da tutti i miei ascoltatori, e quindi facciamo un numero, e questo numero corrisponde a una qualsiasi persona che appunto, sì, che appunto forse risponderà, forse allora, questo è il tormentone, questo è allora il motto naccheriano. Vediamo un po' se la signora, il signore, chiunque. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono in Nacchero, va bene? Io sono? No, io, non te. Io sono in Nacchero. Io. Non si capisce. Allora, io come io. Scusi, chi è? Lo sto dicendo. Io sono in Nacchero. Allora? Pronto? Non capisco cosa desidera, hai sbagliato numero. No, io non ne sbaglio mai. Per sua norma e regola, senta una cosa, quei soldi che la madda dà. Quei soldi che lei la madda dà. Quando la me li dà? Ma scusi, io non ho capito, io soldi non gli devo dare. Sordi vuol dire sordi, quattrini contanti, quattrini sonanti. Allora, lire in questo caso, fra un pochino euri, Dunque, allora, io quando posso passare per pigliare quei sordi? Che lei la madda da? Tu madda da dei sordi? Oh! Io non la conosco. No, no, non fa finta di nulla. Non fare finta di nulla, Naccherino. Io sono in Nacchero, ci si conosce. Hai capito? Allora, 12.995.555 lire, IVA esclusa perché è tutto clandestino, vero? Allora, quando passo sull'unghia, Scusi, io non la conosco. Allora, lei non mi conosce. Facciamo così. Lei dice o mi conosce, ma i soldi la me li dà lo stesso. E che vuol dire? Io l'avanzo. Allora, avanzo le sordi. Va bene. Oh. Va bene. Va bene. Ai Nacchero va bene, arrivederci. Ma questo si riama subito. Allora! Io non la conosco, io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto tutti i miei sgay. gli sgay, vabbè, d'accordo, è bene che questo risponda nuovamente. Allora, mandami la moglie magari, forse, lo so io, ma che lo so è, no, lo so è, ma che sistema gli è codesto? Guarda un risponde. Allora, la paura dei creditori. Beh, sai, come quelli che si fanno trovare.
sanno trovare, no, ma lasciamolo stare, si lambiccherà il cervello, dice, oh, io gli do mia mamma, invece sì. Beh, insomma, continuiamo, perché il nacchero è sempre di molto ignorante, vero? Ignorante delle regole del quieto vivere e saper vivere. Ebbene, vediamo qua che cosa succede quando io il nacchero Telecomitale. Se lo so capito che era un pochino leggermente occupato, per carità di Dio, vuol dire che se ne fa un altro, se ne fa sì un altro. Sì. E vediamo che cosa succede, magari se c'è qualche signora, qualche moglie, no? Vediamo un po'. Via, su, ho fatto un altro numero, naturalmente, come si dice, un bellissimo e lunghissimo squillo. Non so se lasci bene o mal sperare nella presenza di qualcuno in codesta casa. Pronto? Allora, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Chi è? Ho detto buongiorno. Sì? Come si risponde? Ma non si sente niente. Allora, senta, l'assisturi l'Eustachio, io sono il nacchero. Cos'è lei? No, non cosa sono, chi sono? Allora, io sono il nacchero, ha capito? Ma sono tutti sordi, Ma cos'è lei? Come cos'è lei? Cos'è lei? Cioè, cos'è lei? C'è un pezzo di merda, no, per dire, non so più una cosa, una persona. Ma guarda, adesso va a richiamare. Non mi sentono, non riescono a sentirmi, mi sentono male, mi sentono lontano. E che ci posso fare? Io mi sento bene, loro mi sento bene. Cioè, noi sentiamo bene, io ci posso fare niente. Questo è quello che posso fare. Non di più, no, più che urlare, non posso fare. Che ne va? Però lo squillo lo sente lo squillo, Oh, aggiustati il padiglione, allora, Sì, leati il cerume, ma qui, vedi, caro amico. Pronto? Pronto, mi sente? Porca miseria, ragazzi, proprio non mi sa, è un come si può dire, è una malattia che tu ci vuoi fare, è una malattia. Dunque si va da qualcun altro e si vede un po' che c'è qui, parapi. Che cosa c'è qui? Ecco, devo usare anch'io questo modo di nominare persone come se fossero cose, Pronto? Sì. Ciao, come ti chiami? Davide. Ciao, io sono Elisabetta. Quanti anni hai te? Sei. Io 7. Senti, io sono Elisabetta, la bambina perfetta. Capito? Chi sei? Elisabetta, la bambina perfetta. Io sono perfetta, la più brava di tutte e di tutti e la più bella. Come ti chiami? Elisabetta! Che ti passo? No, passami la mamma! Pronto? Pronto? Signora? Chi è? Io stavo parlando con Davide, sono Elisabetta, la bambina di 7 anni. Elisabetta, la bambina perfetta! Ma chi è? Scusi. Elisabetta, la bambina perfetta, io sono la più bella, la più brava di tutti, anche di Davide, la più bella di tutti e di tutti, la più brava. Io canto anche la canzoncina, sono Elisabetta, la bambina perfetta, un carabunca, sacca sacca bunca, la patonza, sciuccati la poncia. È uno scherzo oppure... No, io sono una bambina brava. E là cosa vuole? Ma voglio dire che io sono la più brava di tutti e che Davide non è più bravo di me, io sono più brava e più bella. Ecco, di tutti i bambini, io sono la numero uno. Alla catunza, alla calapatonza, alla calaponza, alla calatunta. Ian calatunta, se tutta la seunta. Pronto? Tutta la seunta. E mi è scappata Elisabetta, la bambina perfetta. Tutta la seunta. Ma una bambina che diceste, oh, se via, via. No, e sono suoni onomatopeici, onomatopeici. Sì, onomatopeici. Sì. Quando mi rispondo un bambino mi piace fare Elisabetta la bambina perfetta. Perché? Perché? No, questo invece è il bambino Simone. Ho fatto un altro numero, sì. Perché? No, devo fare il nacchero. Comunque un pochino. Ti farò domani, te. Ma
ma guarda, ma c'è gente, anche che bambini c'è nel mondo, ragazzi. Via, qui non c'era nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare. Ho rifatto la musica, ma il testo è sempre quello, no? Sì. Che faccio? Tiro su. Sì, ho delle aspirazioni. Sì, dunque, vediamo un po'. Beh, sì. Pronto? Pronto? Chi parla? Sì, buongiorno signora, sono in Nacchero, mi sente bene? Chi parla? In Nacchero. Allora, senta, c'è il suo marito? Sì. Bene, senta, posso parlare anche con lei? No, perché io da riavere quei soldi e lui l'ha persa giù, Allora, io volevo sapere quando me li dà. I soldi? Sordi, lui l'ha persa già e... No. Perde un paga. Ma, senta, ma forse ha sbagliato il numero. No, signora, guardi, ascolti me. Senta, lei con chi vuole parlare? Con il signor, insomma, si fa per dire signor Benedetto. Allora, è il suo marito il Benedetto? Sì. Allora, ascolti me. Se hai perso i soldi, devi pagare. Sì. Ah, ora passa Benedetto. Che devi pagare? Pronto. Pronto, Benedetto? Sì. Allora, sono in Nacchero maledetto, ascolta. Senti, quei sordi, fa per dire, vero sordi, sono di morti catrini, che tu mi da dare, quando tu me li dai? Domani. Domani? E ti mando pure a fanculo, a te sto stronzo. Come si permetti di essere osa in Nacchero? Allora, ma posso ti... Ancora, bisogna richiamare, ma questo culo. Ma se non avessimo il culo noi in immondo, come potremmo fare? Non... Oltre che a cacare, ma proprio sarebbe una cosa... No, saremmo privi. O che lato vuoi? Come ti ha detto? I che lato vuoi? Guarda, che noi fiorentini e non si parla così, capito? Oh, ma non mi rompi i coglioni. Terrone, figlio della terra. Pronto? Parlo in Marocco? No. Boh, ragazzi, bisogna che lo prenda sotto questa. Lui piglia per il culo fiorentini, che poi lo sa nemmeno fare. Perché il problema per i non fiorentini è che non sanno fare il fiorentino. Sembra facile, ma un. Beh, io adesso non so fare tante altre cose, per cui. Beh, lo richiama, ora lo si orpisce sui deboli, sui terroni. Allora! Che tu la. Ma che sei un testa di cazzo allora? No, io sono un fiorentino e. C'è verso, è più furbo di me questo qui. Io richiamo, questo dice una cosa e riattacca. Troppo furbo. E se poi non fossi io e fosse un'altra persona che c'è già un testa di cazzo, c'è verso, il maresciallo Bamburio. Vabbè, per dire, no, potrebbe essere una persona di famiglia, una signorina, una signora. Ecco, è decisamente più furbo di me. E a questo punto mi ha impedito di fare ciò che io volevo fare, cioè volevo fare la stessa cosa che faceva lui. Non sono riuscito a farlo. E questo, beh, insomma, è giusto perché le persone hanno delle armi e le possono usare. Queste armi sono riattaccare, fare quello che ha fatto questo signore e così via. Evidentemente, offendere, per carità di Dio. Hanno queste armi e se le vogliono usare le usino. Pronto? Pure. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, io sono in Nacchero. Chi cerca? Babbo. Chi babbo? Tu c'hai un babbo oppure no? Sì, ce l'ho. Ah, allora, tu c'hai un babbo e cerco quello lì. Il tuo babbo c'è in casa? Ma chi è lei? Allora, l'ho detto ora, in Nacchero. Glielo passo. Oh, brava. Brava, non so mia di che sesso tu sia, non importa nulla. Dai, passamelo. Ciao. Ma. Nacchero. Un certo Nacchero. Sì, un certo. Pronto? Penso a norma e regola di ragazzino e ragazzina lì, io sono un certo Nacchero, io sono il Nacchero, va bene? Chiaro? Allora, dunque, caro amico, io ho bisogno di avere quei soldi indietro e allora si chiama Pietro, capito? Allora, quando tu me li rendi? Quando te li rendo? Sì. Quando vieni qui a pigliarli con un paio di legnate in testa o se no con una fucilata a fronte. Allora, io devo venire con i fucili e con i legni? Sì, cioè... No, io. Ah, te? Io con il mio fucile. Cioè, che sei un cacciatore? Eh sì.
Ah, tu c'hai il fucile? Di cinghiale. Io so cacciatore di cinghiale con le pallottole a esplosione. Ma ficcaselo un culo e spara. Sì? Così magari più cinghiale di te non ce n'è, capito? Ah, io me lo immagino, ma più stronzo di te a questo mondo ce n'è più nessuno. Allora, te non tu... vedi quanto sei lungo e stronzo? Te tu m'ha fatto una mina... già, lo sapevo. oggi sono agguerriti, oggi mi sparano anche, ma senti che roba, comunque voglio dire, si conferma, no? La violenza del cacciatore, scusate signori cacciatori all'ascolto, la violenza se ne è, non se ne serve solo per sparare a cinghiale o a chi, ma per pronto? Io so stavo minacciando. Ecco, e anche poi va via così codardamente, no, perché sparare un uccellino è facile, no? E minacciare di sparare a una persona, questo non si fa. Se uno è un cacciatore per bene, magari meglio che non lo sia, ma se lo è, fa il cacciatore. E non del fucile, in altre occasioni, non ne parla nemmeno, cioè proprio non lo rammenta nemmeno. Ecco, in realtà, come vedete, Lasciamolo cuocere nel suo brodo con le sue pallottole esplosive che c'ha. Complimenti. Andatemene a caccia, andate più a trombare, che fa meglio. Ecco, anche agli uccelli, no? Anche al vostro uccello. Dunque, ho fatto un altro numero, sì, certo, per carità di Dio. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono il Nacchero. Il Nacchero. Allora, dunque, prima cosa, ti voglio fare una, cioè, come dire, ti do un annuncio bello. Pronto? Pronto. Allora, t'hai vinto un, come dire, un biglietto gratis per partecipare alla lotteria Lecche Trombi. Ma ascolti, ma chi è lei? L'ho detto prima, sono il Nacchero. Allora, io mi occupo di lotterie e di gioco. Ecco, allora, noi si va a caso a dare alle persone dei biglietti gratis. È una bella lotteria che se uno vince tromba. Se uno vince? Tromba! Ascolti. Oh! Ora, finché si scherza, a me non mi interessa niente. Ma quando si tromba, non ho capito io. Non è meglio trombare che scherzare, pronto? Pronto. Allora, magari si può anche scherzare mentre si tromba, niente vieta, o trombare mentre si scherza, per carità di Dio. Allora, lei viene nel nostro camper, che è qui nei pressi, no? Viene, ci sono 10 va, 10 donne completamente nude. Sì. Sì, belle, con i capezzoli, con la Nutella. Lei ne lecca uno solo, se sotto c'è scritto trombami, sotto alla Nutella, lei quella lì la tromba, ha capito? Normalmente 800.000, per lei gratis, per pubblicità, è un lancio, un'offerta straordinaria. Allora, quando la viene? Ma aspetti un po' un attimo. Sì. Che c'è da aspettare? Dove andiamo? Lo manda a fanculo. Ha detto ora. Chi manda a fanculo, scusi, Oh, ma chi è che parla? Ho sentito dire, io lo mando a fanculo. Oh, che sistema lì è con questo? Io non mi ha mandato a fanculo. Io gli regalo una cosa. Io sono il Nacchero, va bene? Ma scusi, ma lei chi cerca? Allora, cerco, quella persona mi ha risposto prima. Lei no, ma scusi, ma lei sta facendo il numero, mi devi dire chi è che parla? Io sono il Nacchero! E lei un po' lo sto dicendo, e sai che gli dico, allora... Allora, aspetta, Nacchero, non mi interessa nulla, lei ha abbassato questo telefono perché se no se lo mando io. Ma lei si metta la dentiera prima di parlare con me, ha capito? Si metta la dentiera! Ma vada al culo! Questo l'ho colpito sui deboli. Ma come? Mi parlano senza denti, ma come si permettono? Infatti lo richiamano, Ma come? Anche le offerte gratuite rifiutano. Mamma mia, l'avessi offeso. Non lo so io. Pronto? E si mette anche il parrucchino, ha capito? Guardi che lei ora, lei sa con chi combatte? Guarda il mio telefono, c'è il controllo, io dopo guardo in ufficio chi è che sta telefonando. Ma lei si metta la dentiera prima di parlare a me, perché lei parla male così, ha capito? Domattina noi ci vediamo in ufficio mio.
Sì. Allora, sì, come donne nude. Ci vediamo in ufficio su. Lui c'ha il telefono sotto controllo, poi lui va in ufficio e vede. Ma che una cosa, guarda, incredibile. Sì, bravo, complimenti. No, però forse va richiamato, sì. Lentiere e parrucchino, no, insomma, no. Ma che scherziamo davvero? Ma andiamo. Ecco, oh. Pronto? Voglio dire di mettersi anche la protesi penale. Vabbè, andiamo da qualcun altro, ma certo che andiamo. Via. Ecco. Ma guarda un po', no. Allora! Il nacchero di solito cerca di parlare con le donne e ora vengono tutti gli uomini. Normale, è così. Sì. Pronto? Pronto? Sì. Lei è una signora? No. È una un figlio? Una figlia. Ah, una figlia? È figlia di sesso femminile? Sì. Che c'è la sua mamma? No. Il suo babbo? No. Cioè lei è maggiorenne? Sì. Allora, senta una cosina, siccome io faccio una cosa importante, io cerco personale per... lei lavora? No. Vorrebbe lavorare? No. Come? Quant'anni ha lei? 20. 20 anni? Non è interessata. No, perché noi ci sarebbe... sarebbe un lavoro facile, semplice, si guadagna parecchio. Ma non è il caso. No, mi hanno dato questo numero, non so se glielo posso dire almeno di che si tratta. Sì, appunto, siccome io faccio delle lotterie, insomma, praticamente ho bisogno di ragazze, ma l'ho detto che lei sarebbe adatta a questa cosa qui, no? Che le si mettano tutte nude, no? Con i capezzoli cosparsi di Nutella. Arriva quello che gioca, deve leccare uno dei 20 capezzoli a disposizione, perché 10 ragazze, 20 capezzoli, giusto? Oddio, sì. 15? Veramente sì. Come, 10 ragazzi, ragazze, 15 capezzoli? Si sa mai. No, facciamo 20 e le meglio. No, lei quante ce l'ha? 2? Vabbè, sì. No, perché a volte, no, è sulle nati che non ce l'ha, no, vabbè, no. Vabbè, allora, no, volevo dire. Allora, a questo punto la persona lecca la Nutella, no? Se sotto alla Nutella trova scritto trombami, la ragazza si fa trombare. Ogni volta questo sgancia 100.000 lire semplicemente per leccare il capezzolo e raramente riesce a trombare. Quindi ho delle ragazze interessanti, carine, simpatiche, disposte a spogliarsi nude, a mettersi la Nutella allora sui capezzoli e all'occorrenza farsi anche trombare. Ma hanno detto che lei la sarebbe adatta. Che è un cavallo? No. America. No. Una cavalla? No. Voglio dire, io faccio anche le scommesse su cavalli. Se lei si può mettere un po' di crine addosso, si può fare anche qualche corsettina. No, io sono anche un bravo fantino. Tu la sapessi come cavarco io? Come cavarco, moa, donna. Allora, senta, sì, lei la piglia su ogni 100.000 lire di leccata, la piglia 50.000 lire. Se poi la deve trombare, questo si sorreggia il capezzolo, no? Ogni volta. Allora, la ci sta o non la un ci sta? O non la un ci sta, come direbbe qualcuno che vuol fare il Fiorentino. O non la un ci sta? No. Ma ho detto che lei la ci sta di morto comunque in ogni caso con gli uomini o ragazzi. È vero? Non direi. Ma ho detto che lei lascia tutta una collezione di, come dire, di peni, insomma, ai suo attivo. Pronto? No, direi di no. Quanti? Ma non va a dire anche nessuno. Nemmeno uno? Non sarà mia vergine? No, che c'entra? Allora, vede, no, che c'entra? Vergine no, ci mancherebbe altro, a 20 anni, vero? Che è sana? Malattie venere? No. AIDS? No. Che no. No, pensate che fosse una cavallina storna. Senta, allora, si può, guardi, si guadagna alla fine del mese, lei la conta a Trini, ecco, non ha fatto nulla, solamente spogliata nuda, non deve fare nulla. Una trombatina ogni tanto, cioè praticamente all'inizio però il provino devo fare io, Oh! Ma che c'è? Ma direi non è il caso. Senta,
la c'ha anche la voce di molto roja, di quelle praticamente la fa arrapare anche pali e la luce, fatti belli duri e lunghi. Senta, come sa a fare? Io vengo da lei o lei viene da me? Ma io direi che non è il caso. Io direi che l'aspetto nei camper, perché anche se lei dice di no, un certo tono e la sua voce mi fa pensare che lei la ci starebbe molto. Voglia lavorare, non ce n'ha punta, punta voglia lavorare, però di filatrini sì, secondo me, e anche di trombare, per carità di Dio, buttalo via. Allora, allora guarda, te vieni all'angolo della strada, c'è un camper, no? Io sto lì dentro con le altre donne e tutta la situazione. Vieni lì e si fa il contrattino, insomma, praticamente, sul letto, d'accordo? Sì, che... Senti, ma come cavallo tu c'hai un po', come dire, c'ha l'asma. Allora, poi si può vedere anche per l'ippodromo, va bene? Come tu la vuoi la biada? Ma io non ho veramente parole. Senti, che cachi di morto? Non ho veramente parole. No, a meno male, perché sa cavalli cagano troppo un po' noglioni. Senti, allora ci siede dopo. Io sono lì all'angolo della strada, vedo un camper piuttosto lungo. Siamo tutti lì dentro, va bene? Ti si accoglie come tutti i meriti, ecco, va bene? Ti si salta addosso ogni cosa. E tutti. Ciao bella! A tra poco! Ecco, vai. Aspetta, ma onda ragazzi, se trova una per le che trombi, sentila! Allora! Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Ma se roppe pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.